Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la prima volta, e se è la prima volta vi invito a recuperare gli altri episodi della Cittadella, perché siamo praticamente al settimo episodio della Cittadella, ma in realtà questo sarebbe l'episodio speciale 50.5 che vi sto dividendo in più parti, perché c'è veramente molto da fare. Siamo stati chiamati da un ufficiale dell'SSC durante, presupponendo la nostra licenza, prima di partire con la Normandy, poiché Grant ha fatto casino. Proviamo a parlare con lui. Agente, qualcuno ha richiesto la mia presenza per un incidente con un Krogan. Da questa parte, comandante. Quindi vediamo l'evento con Grant. Bene, Grant. Hai qualcosa da dirmi, per caso? Quel buffone vuole mettermi al fresco. Speravo che tu potessi dirgli due parole. Perdoni il disturbo, comandante Shepard. Il Krogan ha preteso che la contattassimo. Nessun problema, garantisco io per lui. Firmerò dove c'è da firmare. Sì, signore. Cos'è successo? Non lo so. Ho bevuto, sono uscito dall'ospedale. Ho spaccato qualche finestra. Ti sei già ripreso? Ma dopo quell'episodio con i Rachni ti avevano ricoverato. Sì, ma quel posto mi stava stretto. Grant, di solito la gente va in quei posti per guarire. Sai che sono speciale. E perché l'SSC? Forse ho fatto un po' troppa baldoria. Hai fatto del male a qualcuno? Dimmi una cosa, qui sono usciti tutti con le proprie gambe, vero? Sì, certo, tutti quanti. Però l'ospedale ha visto giorni migliori. Ecco, parlami delle finestre. Degli amici mi hanno fatto evadere per il mio compleanno. Volevano calarmi lungo la facciata con una corda. Non ha funzionato. È il tuo compleanno? No, sono artificiale, ricordi? Comunque ci siamo fatti delle foto al monumento ai Krogan. Nel Presidium? Già, e questo ha fatto imbestialire l'SSC. O forse perché avevano visto una loro auto in fiamme. Non ricordo. Perché in fiamme? L'avevo colpita con la mia bottiglia di Rinkol. Prova forte, ha preso fuoco in un attimo. Pazzo! Gli agenti sono saltati fuori. Forse non ne avevano bisogno, quindi l'ho presa io. Ovviamente non abbiamo fatto molta strada. Si è schiantata laggiù. Ci hanno spruzzato schiuma antisommossa. Su di me non ha funzionato. E come mai? Perché bruciavo. Sai, per colpa dell'auto. Dai, Shepard, cerca di seguire. Ok, scusa. Allora come ti hanno preso? Per la gola, prendomi degli spaghetti. Ora porci le tue scuse. Grant, ora chiedi scusa alla gente per aver distrutto quell'auto. Va bene, scusami se ho distrutto quell'auto. Non lo farò mai più. Bravo. Agente, posso risarcire tutti i danni causati dal Krogan. È quello che ha accettato di firmare, comandante. Sei fortunato, Krogan. Non voglio più vederti qui in giro. Non succederà. Grazie, agente. Allora? Com'erano gli spaghetti? Un po' piccanti. Sei il mio eroe, Grant. Un bambino di 2 metri, incontrollabile, Grant, che fa casini a tutto andare. Quindi, vediamo. Non abbiamo altro se non tornare al nostro appartamento. Ecco qua. Allora, se lì c'è il servizio di taxi. Identica a tutte le altre. E
qui rientriamo a casa nostra. Quindi abbiamo cominciato con una scena con Grant, adesso avremo nuove persone da invitare. E c'è anche una sorpresa tra le persone che possiamo invitare. Quindi vediamo un po' come gestirci questa parte mentre attendiamo di entrare in casa nostra. Sono arrivati altri messaggi, quindi vediamo da farsi. Andiamo avanti ad oltranza finché avremo eventi. Allora, una proposta da Miranda. Io sono a quello in rosso. Potremmo lasciarcela per la fine. Allora, possiamo invitare Cortés, chiamare nostra madre, Samara o Trainor. Cominceremo dal basso, invitiamo Trainor. Sicura che lo vuoi lasciare qui? Non posso certo riportarlo sulla Normandy. Non saprei dove metterlo. Questo posto è una reggia, altro che gli habitat di Horizon. C'è anche una vasca da bagno. Fai pure. Evviva! Però la specialista Trainor, Ah, che goduria. L'ideale per la mia sinusite. Stasera non dovrò neanche prendere gli antistaminici. Antistaminici? Pillole. Sono allergica alla polvere, ai gatti e a parlare in pubblico. Prendo anche inibitori della pompa protonica per lo stomaco. E ho un inalatore per l'asma. E sei sicura di star bene? Sicura di avere tutto quello che ti serve? Più o meno. Il sucro capsule è l'unico farmaco che non trovo. Il medico di famiglia me lo dava per le emicranie. Sucro capsule? Guarda che è zucchero, Trainor. Un placebo. Quel maledetto imbroglione. Adesso che lo so non mi farebbe neanche più effetto. Dovrebbe esserci dell'olio da bagno profumato da qualche parte. Puoi passarmelo? Ecco, tieni. Sto comandante Shepard. Gli occhi sono quassù. Ehi, per caso hai una luffa? Una cosa? Senti, questo è l'appartamento di Anderson. Non so dirti se lui... Eccone una. Qualcuno ha lasciato un beauty con spugne, oli da massaggio e altre cose da donne. Conosci una certa Sanders? Si direbbe un'esperta di massaggiatori regolabili. Beh sì, cari Sanders, perché doveva venirci a vivere con lei qua, Anderson, da quello che ci ricordiamo. Questo comandante Shepard, sempre contornato da donne, anche se come sapete Trainor non ama gli uomini, gli piacciono solo le donne, però... È dura, non tradire Yara, quindi. Invitiamo il tenente Cortés. Dovrebbero venire lui e Vega per una partita. Scusa il ritardo. Qualcuno aveva dimenticato la cerveza. Entrate pure. Quel qualcuno eri tu. Pur sempre qualcuno. Quando è la partita? Sta per iniziare. Seattle Sorceress contro Usaro Maestras. Entrerà nella storia del Beautiful. No, lo fanno solo per intrattenere i soldati. Non giocheranno sul serio. Dai, daranno il massimo, penso. Siamo in guerra e le truppe li adorano. Scommetto che daranno il massimo. Verissimo. Avete visto come gioca Derek Rogers ultimamente? Lui e i Sorceress sono una forza della natura. Mai come le Maestras. Hai presente Tyra Zanis? Quella è un fulmine blu. La tua passione per la squadra Asari è più una questione di estetica che di buon gioco, signor Vega. Non è vero. Non del tutto. E vuoi dirmi che tra i Sorceress non c'è nessuno che ti piace? Ok, ok, colpito e affondato. Tu per chi tieni, Shepard? Non saprei, aiutatemi voi. Non saprei. Voi che ne dite? I Sorceress sono tra le ultime squadre di Beautiful umane. Erano in trasferta quando la Terra è stata invasa. Con l'acquisto di Donna Novotny dagli Hackers sono diventati imbattibili.
Sì, ma le Maestros giocano da prima della guerra del primo contatto. Vinceranno loro. So che i Sorceress non le hanno mai battute, ma oggi sento che è la volta buona. Allora, Shep, cosa hai deciso? Beh, non lo so. Siete voi gli scimmioni del calcio qua, quindi buttiamo Sorceress umani. Se no, Maestros Asari, perché gli Asari fanno più sangue. Come faccio a non fare il tifo per una squadra che gioca da prima che nascessimo? Sentito, Esteban? Non per niente il nostro capo. Ah, vedremo, dai che inizia. Merda, era fuori! Che razza di arbitro! Sì, ce l'hanno fatta! Scimmioni! Paga! Ma non hanno vinto i suoi? Perché deve pagare? Non abbiamo scommesso su quale squadra avrebbe vinto. Ma sul fatto che tu indovinassi il vincitore. E la tua fortuna la usi tutta in battaglia, comandante. Semplice matematica. Gran bella partita, comunque. E gran bella serata. Grazie, Shepard. È stato un piacere. Andiamo tutti a nanna. Hasta luego. Ok, e gli scimmioidi vanno a letto, perché comunque erano lì tutti gasati col calcio delle Asari contro i Biotibor. Sì, che sarebbe un calcio biotico, cos'è? Beh, boh, non lo so, non voglio saperlo. Invitiamo Samara. Ho fatto prima possibile. Che succede? Niente di preoccupante. È che alla festa non abbiamo parlato molto. Ci siamo già salutati, Shepard. Mettiamo da parte le formalità. Queste grandi finestre mi ricordano le nostre chiacchierate all'osservatorio della Normandy. La vista non ha lo stesso impatto di una galassia stellata, ma ammetto che anche questa ha il suo fascino. Anch'io ricordo le nostre chiacchierate. Mi mancano. Parliamo di te. Ehi, guarda cosa ho trovato. Un vecchio numero di Super Justicar, maggio 2140. C'è scritto che su Nevos, quando un gruppo di contrabbandieri fece saltare una diga, salvasti 50 persone. Fossi in te, non mi fiderei molto di quella rivista. Vuoi dire che non rischiasti di annegare per salvare un bambino strappato dalle braccia della madre? Quei contrabbandieri non fecero una bella fine. Esistono altre storie come queste? Forse. Mi viene in mente il numero del giugno 2085. Justicar Samara, quando la giustizia non aspetta. Invece non è difficile trovare resoconti delle tue imprese. Sei un soggetto notevole, Shepard. Cosa provi quando tutti esaltano il tuo eroismo? Ti senti in imbarazzo? Oppure no? Sono curiosa. Beh, al suo piacere. Sì, un po'. Ma sentire il supporto della gente fa bene al morale. Al mio e a quello della mia squadra. Che si fa? Io sto bene così, Shepard. Restiamo qui un altro po'. Anche se non abbiamo granché da dirci. Dunque, a parte proprio del rispetto di Samara nei nostri confronti e viceversa, è sempre stata bella. Ora, addirittura potremmo chiamare nostra madre Anna Shepard. L'ho lasciata per ultima la chiamata. Anna Shepard. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Che piacere sentire la tua voce. Quanto tempo? Avrei voluto... Penso a te ogni giorno. Cerco di non preoccuparmi. L'altro giorno ripensavo a quelle storie che inventavamo assieme. Avevi già una nave e un equipaggio. E in ogni storia dovevano esserci mostri e pericoli. Sì, è vero. Era un po' che non ci pensavo. Nemmeno io. Alla fine riuscivi sempre a sconfiggere i cattivi e salvare la galassia. E adesso, guardati, esattamente come avevi sempre sognato di essere. È questo che volevi dirmi? No, volevo...
figlio mio. Orgogliosa. Grazie, mamma. Devo andare. Lo so. Fa attenzione là fuori. Ciao, tesoro. Abbiamo sentito la voce della madre di Shepard, in quanto lei sta lavorando al crucibolo, come ben sapete. Siamo molto a metà episodio, più o meno, abbiamo consumato metà del nostro tempo di registrazione, più che altro, e abbiamo un invito al casinò, ecco qui, da parte di Miranda. Quindi, vediamo cosa accade andando al casinò con Miranda. Ecco il casinò Silver Coast. Lei è quella vestita di rosso, ci ha detto. Attendi Miranda, per fortuna ci hanno messo qua. Vediamo se anche Shep si cambia di vestito. Sì, decisamente. Miranda? Stai benissimo, Shepard. Volevo passare una serata insieme. Tempo libero, tu? A quanto pare hai deciso di tirare un po' il fiato. Sì, solo che non ci sono abituata. Mi sento persa. Un po' triste. Ma una pausa ci serviva. È inutile salvare la galassia se poi non te la godi un po'. Non me l'aspettavo da te. Ammetto di essere un po' sorpreso. Lo credo bene. So di essere... rigida. Io direi determinata. E credimi, ti capisco. Ho ripensato al nostro discorso, quello sulla vita pazzesca. Non è il mio forte. Vedi, neanche essere normale è il mio forte. Anzi, in questo sono un vero disastro. Capisco. Dobbiamo fare un po' di pratica. Qualche idea? Moltissime. Ma guardati attorno. Qui di idee ce ne sono fin troppe. Qui vedo solo alcol, gioco d'azzardo e tempo sprecato. D'accordo. Mi serve altro vino. Alla signora serve vino. Oddio, me ne pentirò. Siamo solo due amici che si divertono. Cosa potrebbe accadere? Andiamo. La notte è giovane. Però, hai capito, Shep? Falla ridere una donna. Sempre. Ok, ragazzi. Allora, io quasi quasi esco dal casinò. Se riesco a trovare la strada d'uscita, perfetto, già l'abbiamo fatta. Torniamo al nostro appartamento e vediamo se abbiamo altri messaggi. Per altri eventi. Quindi, visto che siamo ancora in registrazione, o se no, potremmo anche chiudere qui. Sì, ragazzi, quasi quasi vi chiudo qui l'episodio, che è durato un po' meno, ma va bene così. Allora, io vi ringrazio per aver visto questa terza parte dell'episodio 50.5. Vedrò un attimo come gestire il resto della situazione nel caso succeda qualcos'altro. Se no, andremo a dare l'assalto alla fortezza di Cerberus, appunto, che è quello che voglio fare, indipendentemente da tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi ringrazio ovviamente di aver visto questo di episodio. E che dire, lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per sapere quando metto online una nuova parte di Mass Effect 3. E un saluto a tutti voi e alla prossima, e al prossimo video, come sempre. Ciao ciao a tutti.